Buonasera, buonasera, bella gente. Buon mercoledì soprattutto e benvenuti in questa puntata dello Zoolod con il terzo capitolo della serie Uncharted l'inganno di Drake. Allora ragazzi, ho iniziato questa live perché sto sistemando man mano il mio archivio. Ho scoperto che accidentalmente uno degli episodi presenti nella mia playlist risulta mancante, quindi ho deciso di riprendere esattamente nel punto precisato che avevo lasciato, perché se ricordo un paio di anni fa, quando avevo fatto proprio la live di Uncharted nel capitolo 4, accidentalmente mi si era saltata o la corrente o la connessione, poi non so come non ho caricato il video, infatti è andato perso sia su YouTube che su Twitch. Quindi vedrò ovviamente di aggiornarlo in breve, cominciando questa là, arrivando nel punto in cui mi ero fermato quando ebbi lo stop per la connessione. Sto sistemando l'archivio, ragazzi, sto aggiustando i titoli e tutto il resto, perché ho visto che parecchi state visualizzando, quindi voi devo essere sicuro che anche il canale YouTube e Tieni Twitch giù la siano testa, sparo al perfetti. lucchetto. Ok. Fortuna ero arrivato proprio in questo punto quando avevo cominciato. Ci siamo? Ok. Dobbiamo attraversare la villa fino ai giardini. Là troveremo il vecchio mastio. Oh cavolo, guarda che posto. C'è la maledetta trave di mezzo. Troviamo un modo per fare leva. Pensi di arrivarci? Ci provo. Questo andrà bene. A me non risblocca. Ho un obiettivo. Beh, certo all'epoca l'avevo fatto sul mio primo profilo, che poi ho tolto di mezzo e ho creato il mio profilo basando proprio sul mio nome d'arte, Lord Darkness. Bene, ci siamo. Ce ne facciamo due. Ok, cerchiamo un modo per raggiungere la torre. Ehi, hey Nate, una torre quadrata. Sembra antica.
Già, corrisponde a quella del diario di Lawrence. Deve essere quella. Bene. Grazie. Da qui forse si passa. Già. Sì, forza. Ci sono. Attento! Wow, grazie. Ehi, Nate. Non è lo stesso simbolo che c'era anche sulla torre? Sì. Significherà qualcosa, no? Forse un passaggio segreto? In un camino. Un po' scontato, non ti pare? Troppo semplice. Queste armature hanno qualcosa di strano. Vieni, guarda qua. Le basi ruotano. C'è niente sul quaderno di Lawrence? Controllo. Sì, qui, vedi? Quattro cavalieri, con ascia, scudo, spada e stella del mattino. Come quelli in questa stanza. Forse ogni cavaliere deve essere rivolto nella giusta direzione. Già, ma qual è quello giusto? Bene, bene. Un passaggio segreto. Ok, un inchino a te, Sally. Ok, io spingo, tu tiri. Al tre, ok? Aspetta, 1-2 tiro o 1-2 3 tiro? Tira e basta. Ok. Nate! Ehi, stai bene? Sì. Sì, vivrò. Di certo su non posso tornare. Andrò da questa parte. Aspettami dall'altra parte. Va bene. Stai attento laggiù. Ok. Spero ci sia un'altra uscita.
Che è questo rumore? Forse riesco da qui. Ma che... Scherzo. Oh, merda. Sono qui intorno. Trovateli! Devo avvertire Sally. Colpiti.
Ecco qua. Visto che sto caricando, almeno cercherò di farvi vedere i tesori, perché lo stavo rigiocando per riaggiornarlo proprio sul mio profilo nuovo. Già ne ho recuperati un po' tutti quanti. E qua a differenza del secondo e del primo, qui i tesori si trovano subito, ce ne sono sparpagliati 3 o 4 in ogni parte. Merda! Non l'avevo vista. Di qua. Di qua. Vieni Sally, aiutami con questa porta. Ok. Beh, da che parte? Non saprei. E se scendessimo? Thank you.
Oppla. Una bella caraffa. Guarda qua. Ma che diavolo? È un uomo di Talbot. Era. Ma è impossibile, sono appena arrivati. Sì, ma che gli sarà successo? Non ne ho idea, ma ti assicuro che non mi piace. È diventato la mummia. Guarda le piastrelle. Sono caratteri sabei. Io sto qui, così evito di premere qualcosa per sbaglio. Bella idea. Lorenz ha scritto niente al riguardo. Ora controllo. Ora bisogna rispettare i simboli come... Dunque, la freccia dovrebbe indicare che dovrebbero essere i russi. E infatti. Forse bisogna premerle in un certo ordine. No. Allora, 4 rossi, 3 verdi. Allora. Bisogna ripartire dall'inizio. Allora. 4 rossi. 4. Ma 3x verdi. C'è una sequenza, Nate. Se premi le piastrelle nel giusto ordine, qualcosa succederà. Ma 4 blu. No, secondo me è sbagliato. Oh, devo partire dalla luna qua, allora. Allora, 4 rosse. Ma 3 verdi. Quattro blu. Faccio del mio meglio, Sally.
Allora, dopo il blu, ah, tocca il verde. Sbagliato. Buio pesto qui. Ci fai un po' di luce? Certo. Wow. Sembrerebbe una specie di laboratorio. Già, questa roba deve avere almeno 400 anni. Ehi, serve più luce, Sally. Accendi tutte le torce. Devo arrivare proprio nel punto dove mi sono fermato l'ultima volta. Questo posto non ti ricorda niente. Sì, il nascondiglio da brividi di Marlo. Sally, è il laboratorio di John Dee. Addirittura qua giù, in Francia. Seguendo gli indizi, deve essere risalito fino ai crociati, proprio come Lawrence. Ehi, guarda qua. Ancora l'alfabeto Sabea. Ma che sono questi simboli? A quanto pare lavorava qualcosa. C'è una specie di messaggio scritto in caratteri enochiani. Riesci a decifrarlo? Ci provo. L'altare protegge l'ingresso per l'oltretomba. Beh, ha usato la magia per evocare gli spiriti. Sì, oppure l'altare potrebbe celare un passaggio segreto. Oh, giusto. Spingi con me. Bene, bene, ma tu guarda. Vecchio furbone bastardo. Ah, grazie. Non tu, John Dee. Oh. Anche tu sei un furbone. E vecchio. Bene ragazzi, sono arrivato proprio nel punto dove ero rimasto l'ultima volta. Almeno così non avremo più problemi. Bene ragazzi, giusto qualche secondo e poi cominceremo la live. Almeno ho ricaricato questa parte mancante del video. Fa mezz'ora, avevo ingarrato bene l'orario. Ci becchiamo a breve.